Diamo un'occhiata a un esempio di pubblicazione della vostra casa editrice. Forse lei potrebbe spiegare agli americani perché avete deciso di mettere sulla copertina di un fumetto che si rivolge ai bambini la testa staccata di una donna. Io, potevano metterci di peggio. Non pensa che l'immagine tocchi il fondo del cattivo gusto? Noi avremmo potuto mostrare la testa da un'altra angolazione, sa, mostrando il collo sanguinante o farle penzolare la lingua, cose di questo genere. Capisco. E potrebbe spiegarci perché avete posizionato la mano dell'uomo che tiene la scure in modo tale che questa appaia in forma fallica, così vicina ai genitali? Quello è il modo in cui terrei una scure. Se dovessi, capisce, per tagliare la testa a una donna. Beep! Autogol. Salve terrestri e benvenuti in un altro Quando Voga 2016 continua la maratona di agosto. Oggi non sapevo proprio di cosa parlare, l'argomento proposto dal calendario della maratona non mi stimolava, quindi ho pensato di spendere due parole su questa bambinata che propino spesso agli iscritti del mio canale, quella di recitare i fumetti. Per inciso, il brano che ho inserito come intro è tratto da Max Immortal di Rick Veitch, un autore di cui ho parlato recentemente e del quale sicuramente tornerò a parlare. Max Immortal è una variante sul mito di Superman, ma che racconta soprattutto la vicenda dei suoi sfortunati autori e anche lo scenario storico in cui il fumetto americano si andava sviluppando, compresa la crociata dello pseudo-psichiatra Friedrich Bertram contro i fumetti accusati di essere dannosi per la mente dei giovani lettori, che portò alla creazione dell'organo di censura noto come Comics Code Authority e alla chiusura di certe case editrici come la EC Comics, che negli anni precedenti aveva spopolato con i celeberrimi racconti della cripta. Ma volevo parlare di questo mio gioco, io lo chiamo così, gioco. Quando ho iniziato a pensare a una tipologia di video con cui parlare di fumetti, di fare opera di divulgazione, ho pensato, e se tra una riflessione e l'altra apparissero proprio le tavole dei fumetti recitati e con effetti sonori alla maniera di piccoli spezzoni promozionali, di piccoli trailer? Nei trailer spesso funziona così, si inseriscono scene topiche che dovrebbero incuriosire il potenziale spettatore. Se Dio esige che gli uomini onorino gli accordi, non ha forse anche Dio il medesimo obbligo? L'intento, inutile negarlo, è anche quello di mettere su dei piccoli show, quindi creare dei video che siano delle recensioni, magari degli approfondimenti, ma anche con un elemento di spettacolo. Non so in che misura ci riesco. Qualcuno lo apprezza e io lo ringrazio, altri lo hanno definito una poverata terribile. E anche questo è vero, perché io non sono un attore, faccio quello che posso, non ho neppure inventato niente, perché mi rifaccio agli storici fumetti in TV, quelli della trasmissione Super Gulp degli anni 70, nati molto prima di quelli che oggi chiamiamo Animotion, e in verità preferivo quelli vecchi. Condivido con voi questo mio ricordo nostalgico. Quando ero bambino e frequentavo la scuola media, ero già un nerd, solo che questa parola ancora non era in uso, almeno in Italia. E uno dei miei giochi preferiti era quello di prendere i fumetti che leggevo, spesso erano i supereroi Marvel, e provare a dare la voce a vari personaggi registrando il tutto e usando vari oggetti per creare effetti sonori, roba così. Ero considerato un cretino già allora dai miei coetanei, per i quali il massimo dell'intrattenimento era il pallone. Io cercavo di coinvolgerli, ma era difficile. Lascia che Midnight Mink gli faccia il culo. Ed è il momento in cui gli piomba addosso King Rat come una tonnellata di piombo fuso. Moon Mistress dice: tagliamogli la testa. Judge Jory gli aprirà un altro buco del culo.
E chi ci prova più? Poi mi capitò quasi per caso, non del tutto perché mio padre in qualche modo era nell'ambiente, di fare un po' di teatro da ragazzo, prevalentemente a livello amatoriale, brevemente a livello professionale, ma dovete tenere conto che negli anni Ottanta a Palermo il confine tra professionale e dilettantesco non era poi tanto definito. Mi sono allontanato dall'ambiente e non mi esprimo su quello odierno, ma negli anni Ottanta ho visto questo, me la cavo così. Paradossalmente, iniziando a dedicarmi a YouTube, ho visto quindi alcune mie antiche passioni riemergere e per questo sto lavorando a un progetto che spero di concretizzare presto con l'aiuto di alcuni amici, di realizzare una vera e propria performance teatrale che si proponga come teatro di narrazione, in cui si parla liberamente di storie del fumetto e di aneddotica collegata, inframmezzando il tutto con letture teatralizzate di fumetti dal vivo e musica. Ci riuscirò? Spero proprio di sì. Ringrazio chi mi segue, ringrazio chi apprezza le mie letture, nonostante parli col naso, abbia una pronuncia regionale molto marcata. Non ho mai studiato recitazione, del resto, tutto quello che spero è riuscire a intrattenere simpaticamente, in amicizia e continuare a divulgare il fumetto in modo personale. Per oggi non aggiungo altro, alla prossima con un nuovo vlog. A un altro quando.